Ciao a tutti e tutte! Per chi mi segue su questo canale sa che un po' di tempo fa ho proposto la sfida a tutti i divulgatori di raccontare la storia di un matematico e di una matematica. Potevo io non partecipare? La mia scelta è ricaduta su una matematica dalla storia davvero interessante, la cui vita si è intrecciata con persone di spicco della scienza e non solo. Sto parlando di Ada Byron, conosciuta anche come Ada Lovelace, considerata la prima programmatrice informatica che dedusse e previde la capacità dei primissimi calcolatori di andare al di là dei semplici calcoli numerici. Ma andiamo con ordine. Ada Augusta Byron è l'unica figlia che Lord Byron ha con la moglie Anna Billmake. Nasce il 10 dicembre 1815. Aspetta, Lord Byron. Ma sì, certo, l'avevo studiato al liceo. Lord Byron è uno dei rappresentanti maggiori del romanticismo inglese. È stato un poeta e un politico britannico. Byron era convinto di diventare padre di un ragazzo glorioso e restò molto deluso quando scoprì di essere padre di una bimba, Ada. Solo dopo 4 mesi, il poeta lasciò la famiglia e anche l'Inghilterra per non farne più ritorno, e vivendo così una vita non del tutto all'insegna delle regole. Ho voluto raccontare questo fatto perché è molto significativo per la formazione di Ada. La madre, infatti, non volendo che Ada somigliasse al padre e soprattutto volendo che la sua vita fosse ricca di rigore e ordine, cercò di darle una formazione per lo più scientifica e matematica, a cui aggiunse però anche la musica, che forniva delle abilità importanti per l'epoca per le giovani donne. Byron nel 1812 scrive così in una lettera alla moglie: «Sono d'accordo anche con te sulla matematica e devo accontentarmi di ammirarla a una distanza incomprensibile, aggiungendola sempre al catalogo dei miei rimpianti. So che 2 e 2 fanno 4 e sarei anche lieto di dimostrarlo se ne fossi in grado. Ma devo ammettere che se con qualche procedimento potessi convertire 2 e 2 in 5, mi darebbe molto più piacere». Per Annabella, la madre di Ada, la matematica era quindi un mezzo per allontanare la figlia dal padre. Era convinta che questa disciplina portasse la mente di Ada ad avere un certo ordine e un certo rigore. Ada poteva godere dei vantaggi dell'istruzione dell'alta borghesia. Ebbe infatti come professori alcuni nomi illustri, per esempio Mary Somerville, matematica, astronoma e scrittrice scientifica scozzese, una delle prime due donne elette membro onorario della Royal Astronomical Society, e anche Augustus De Morgan. Per i liceali e anche per i matematici è un nome più che noto. È stato un matematico e logico britannico. A lui si devono i teoremi di De Morgan, che sono la base della logica e di conseguenza dei sistemi elettronici ed informatici. Insomma, degli insegnanti di poco conto, diciamo. Tra l'altro, ai tempi la borghesia inglese frequentava gli stessi luoghi che frequentavano le persone di spicco delle arti, della letteratura e anche della scienza. E quindi, in poche parole, tutti coloro che frequentavano questi ambienti si conoscevano. Nel 1833 Ada viene presentata a corte come tutti i membri dell'alta borghesia e fa un incontro davvero interessante per la sua vita. Conosce il matematico Charles Babbage. Scusatemi per come lo pronuncio, non so sinceramente se faccio correttamente, comunque, vabbè, facciamo finta che sia corretto. La stessa socializza con altri luminari del suo tempo. Per citarne un paio, Michael Faraday, fisico e chimico britannico che ha contribuito in maniera determinante allo studio dell'elettromagnetismo e dell'elettrochimica. E poi non possiamo dimenticare Charles Dickens, scrittore e giornalista che tutti noi conosciamo principalmente per aver scritto Oliver Twist. A proposito, consiglio il film. Ma torniamo all'incontro con Charles Babbage. Lo scopo lavorativo di Babbage al tempo era la costruzione di una macchina differenziale. In poche parole, è come se fosse una calcolatrice meccanica. Gli venne questa idea dopo aver meditato a lungo sugli errori che erano presenti nelle tavole logaritmiche, che ai tempi erano ampiamente utilizzati nelle scienze, ma anche nella navigazione. Presentò il progetto alla Royal Astronomical Society, grazie a cui riuscì a ricevere dei finanziamenti per la sua costruzione.
Babbage, non contento, prima di portare a termine il suo primo progetto, ne presentò un altro all'Astronomical Society, la macchina analitica, che possiamo considerare un vero e proprio computer antelittera, che però non fu mai terminato. Ma torniamo a noi, cosa c'entra Ada in tutta questa storia? Nel 1840 Babbage presentò il suo progetto anche a una conferenza a Torino. Pensate, Luigi Menabrea, matematico e futuro presidente del Consiglio del Regno d'Italia, prese appunti e li preparò per la pubblicazione. Ada prese gli appunti di Menabrea e li tradusse. Babbage, che a questo punto conosceva già Ada, le consigliò di sistemare un po' gli appunti arricchendoli con i suoi consigli personali. Il commentario di Ada superò di gran lunga il lavoro di Babbage, avendo questa una grandissima immaginazione nei confronti della macchina che avrebbero potuto costruire. Oltre a spiegare meglio il funzionamento che avrebbe dovuto avere il dispositivo, diede degli importantissimi contributi a quello che sarebbe stato il futuro computer. Aveva infatti capito che una singola macchina, con la giusta successione di istruzioni, sarebbe stata in grado di svolgere qualsiasi richiesta. In poche parole, aveva immaginato un programma. Ada è infatti considerata la prima programmatrice informatica ed è stata definita dallo stesso Babbage l'incantatrice di numeri. Se questa storia ti ha incuriosito e soprattutto vuoi approfondire la vita di Ada, ti consiglio qualche libro qua in descrizione. Spero che questo video ti sia piaciuto e se così fosse ti invito a mettere un like e soprattutto iscriverti al canale per non perderti i prossimi. Cercherò nel futuro di mantenere viva questa playlist per arricchirla sempre di più di storie di matematici e di matematiche. Non perderti i video che faranno anche i miei colleghi perché sono sicura che vi stupiranno. Intanto ti auguro buona giornata e alla prossima da Ilaria F. Math.